Non ho tempo è probabilmente la scusa più usata in assoluto. Tutti noi abbiamo 24 ore di tempo ogni giorno. La quantità di tempo a nostra disposizione è uguale per tutti. Quello che fa la differenza è come gestiamo le priorità, cioè a cosa decidiamo di dare importanza. Dinkar Nazis, ad esempio, noto ultramaratoneta di livello mondiale, prima di diventare una delle personalità più influenti al mondo, aveva una vita normalissima come molti di noi. Un lavoro in ufficio e una famiglia con 2 figli. Dal momento in cui si è messo in testa di dedicarsi all'ultra running, Dinkar Nazis ha iniziato a svegliarsi alle 4 del mattino per fare una maratona di allenamento prima di iniziare la giornata. La sera, dopo aver messo a letto i bambini, indossava la sua lampada frontale e correva un'altra maratona. Un pazzo, starei probabilmente pensando, e forse hai ragione. Si tratta comunque di un esempio reale per farti capire come una persona normale, con una vita normale, può trovare il tempo per correre e allenarsi nell'ottica di migliorare la propria vita. Allo stesso modo, noi possiamo decidere cos'è davvero importante, cosa ci sta realmente a cuore, e impegnarci per realizzare il nostro progetto di vita. Abbiamo tutti lo stesso tempo a disposizione. Ciò che conta è cosa decidiamo di fare con questo tempo. A quali aspetti della nostra vita decidiamo di dare priorità? Decidi cosa è importante per te e metti da parte il non ho tempo, perché si tratta solo di una scusa.